80. godina prošlog stoljeća započela je priča muzeja Kjaze Koçel, smještenog u staroj seoskoj kući iz 1600. godine. Muzej predstavlja svakodnevni život i rad poljoprivrednika od kraja 19. do sredine 20. stoljeća. Vrijeme unutar muzeja kao da je stalo. Razni poljoprivredni alati, stambeni i radni objekti pričaju priču poljoprivrednog gospodarstva iz Faganje. Allora, è cominciato dopo il grande terremoto che ha avuto il Friuli. Dopo il terremoto qui la gente ha cominciato a migliorarsi le case e quindi tutto quello che era di vecchio veniva buttato via. E noi abbiamo raccolto questo materiale, questa era una casa grazie al terremoto che abbiamo recuperato ed è cominciato tutta l'avventura del museo. L'ecomuseo invece è recente perché la regione ci ha imposto per poterci finanziare di organizzarci sotto forma di ecomuseo. Questa casa è stata acquistata perché era una casa in caduta, ormai in demolizione, perché il volume è talmente grande e non si presta a restauro. E l'unica forma per restaurarla e riportarla al vecchio uso è quello di fare un museo, altrimenti sì. Abbiamo visto che l'idea ha avuto successo, ma non solo di visitatori, ma anche di affezionati, eccetera. E abbiamo prima costruito i due edifici, la Trebbia, il Mulino e il Fabbro, poi abbiamo costruito questo edificio, abbiamo cercato anche di mantenere, vede il poggioli fuori, il sistema antico delle nostre case, che non c'è più, il tetto di paglia, e poi abbiamo costruito un'altra parte di là, che è quella la parte relativa al convegno, eccetera. Važna grana u Faganji bila je uzgoj dudovog svilca, a trag koji to dokazuje su murve koje se mogu vidjeti u blizini muzeja, ali i po cijeloj Faganji. I bachi da seta sì, li faremo quest'anno, faremo anche una bella, dovremmo, se riusciamo, abbiamo in programma una mostra in un altro luogo, organizzata da noi con tutto il materiale che abbiamo e vogliamo anche allevare appunto i bachi perché la gente possa vedere le varie fasi di... Ekomuzej od velike je važnosti za Faganju. Godišnje ovdje prođe oko 10.000 djece. Noi abbiamo, puntato nella quasi totalità sulle scuole, perché noi siamo aperti solo la domenica pomeriggio e quando viene qualcuno siamo aperti, ma non è che ci interessino i visitatori. Se qualcuno deve venire, viene, è ben accetto. Facciamo questo grosso lavoro con i bambini, tanto che quest'anno non riusciamo nemmeno a governare il numero. C'è una cosa, vengono per esempio tutta la città di Trieste, i bambini sì, della seconda elementare, generalmente qui vengono le seconde elementari. Abbiamo tutto il Friuli e anche il Veneto. Magari ci siano altri musei analoghi al nostro. Il comune di Faganja, su Kjaze Koçel, che è lo zoccolo duro dell'ecomuseo, investe una cifra ogni anno, mette a disposizione un dipendente fisso più degli operai comunali che all'occorrenza vengono per le manutenzioni ordinarie, anche se bisogna dire che la forza dell'ecomuseo e di Kjaze Koçel è il volontariato. Abbiamo oltre un centinaio di persone che praticamente quotidianamente si occupano di questa struttura. Ecco, il nostro lavoro come comune è supportare questa attività, un'attività che è per il presente ma anche per il futuro. Svake godine treće nedjelje u siječnju na ovom mjestu susreću se mesari koji se bave preradom svinjskog mesa. Priprema svinjskog mesa predstavlja elementi života poljoprivrednika koji je ostao netaknut u modernim vremenima. Kako bi se aktivnosti posvećene pripremi svinjskog mesa očuvale i prenijele mlađim naraštajima, okupljaju se mesari iz cijele regije kako bi pokazali pripremu proizvoda od svinjetine tipičnih za to područje. U sklopu manifestacije održao se i blagoslov životinja povodom Svetog Antona. Questa festa è nata non per fare, scusate, la maialata, diciamo noi, no? Cioè ammazzare il maiale, eccetera. No, è fatta per la figura del norcino, perché è nata in un momento in cui era ancora forte la macellazione casalinga. C'è ancora, C'è ancora. E allora abbiamo fatto questo per dare un supporto ai norcini attraverso queste conferenze che le gradiscono perché avete visto è molto partecipata
eccetera, no? Abbiamo fatto anche un manuale e l'abbiamo legato a Sant'Antonio perché è il protettore degli animali. U sklopu manifestacije u Faganju je stigao i putujući festival istarskih proizvoda, kako bi se predstavili istarski proizvodi prvenstveno od svinjskog mesa, ali i ostalih istarskih proizvođača. Na poziv Eko muzeja iz Fanjane, pored Udina, Il Cavalier, Gente di Colina, zvali su nas da predstavimo naš Eko muzej iz Vodnjana njima. Tu, znači, dešava se festival Norčerija, to jest obrade mesa, suhomesnatih proizvoda na bazi svinje. Mi smo došli s našim proizvodima iz Istre da pokažemo naše proizvode. I pršut, i pancetu, i ombolo, i kobasice, tako dalje. Osim suhomesnatih proizvoda, uključili smo i druge proizvode putujućeg festivala istarskih proizvoda. Ljudi ovdje su upoznani s našim proizvodima, njihovu kvalitetu. Blizina je skromna i ljudi dolaze često kod nas, kupuju. A ovim slučajem baš je bio zgodno što su mogli dobiti kontakte. Sljedeći put kad dođu kod nas, gdje to mogu kupiti? Siamo grati della vostra presenza, anzi siamo onorati e anche fortunati, perché vi abbiamo conosciuto come persone valide e vorremmo continuare questa cooperazione insieme, avere modo anche di scambiarci opinioni. Ho visto che siete venuti gentilmente offrendo i vostri prodotti, gli italiani avrebbero messo un bigliettino con il prezzo. Ecco, quindi questo vi fa onore. Već sad smo dogovorili buduće suradnje. Oni su jako željni izaći van iz svojih nekih okvira i mi smo željni izaći van iz naše regije, izaći smo već par puta van. Ta suradnja između nas skida nam neke granice, znači suradnje između naših dvije regije su tvorene na višem nivou, a ovo je samo jedna stepenica dalje da to provodimo do kraja. Put u Faganju donio je jedno novo prijateljstvo i suradnju dva ekomuzeja koje u budućnosti planiraju suradnju.